Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi, come leggerete dal titolo, voglio parlarvi delle letture fatte nel mese di gennaio. Lo so che sono un po' in ritardo, comunque ho avuto tempo soltanto adesso di registrare questo video, quindi ve lo prendete adesso. Il primo libro che ho letto a gennaio, quindi il primo libro dell'anno, è stato Anna e l'uomo delle rondini di Gabriel Savitt. Non sono sicura di come si legga il cognome. Questo libro mi è stato regalato per Natale dal maritino. Allora, praticamente la storia parla di una bambina, Anna appunto, che vive a Cracovia durante la Seconda Guerra Mondiale e che rimane sola perché la madre è morta precedentemente, lei viveva col padre, che era un insegnante universitario che viene deportato nei campi di concentramento e viene ucciso. Quindi lei rimane sola per una serie di eventi che non vi sto a raccontare, incontra quest'uomo delle rondini ed insieme a lui comincia un viaggio che attraversa un po' tutta la Polonia e parte della Germania alla ricerca della salvezza, praticamente, nel senso che l'uomo delle rondini è un uomo che con il suo ingegno, la sua intelligenza, la sua astuzia riesce a viaggiare al sicuro nonostante il loro sia un eterno cammino, perché non hanno una casa fissa, quindi dormono all'aperto, girano per i boschi, stengono lontani dai grandi centri abitati a meno che non abbiano bisogno di qualcosa, eccetera, ma tutto questo per tenersi lontani dalla guerra, quindi la paura di venire catturati, di venire uccisi, di rimanere coinvolti nei combattimenti, eccetera, li tiene lontani dal pericolo. Chiaramente nel loro cammino incontreranno delle persone, tra cui ci sarà un personaggio che sarà particolarmente importante per entrambi e che insomma farà un po' cambiare il corso degli eventi. Devo dire che questo libro è di una dolcezza infinita, nel senso che bellissimo il rapporto tra quest'uomo delle rondini e Anna, che viene descritto come il rapporto tra un padre e una bambina e sua figlia. Perché? Perché praticamente Anna è rimasta senza padre e allo stesso tempo l'uomo delle rondini è un uomo senza figlia, quindi nel momento in cui si incontrano è normale per loro considerarsi appunto legati a un sentimento così forte come quello che c'è tra un padre e un figlio. Lui quindi le insegna, da una parte le insegna i pericoli del mondo, quindi è capace di renderla consapevole di ciò che da cui si sta nascondendo e soprattutto ciò da cui si deve difendere, ma allo stesso tempo riesce ad alleviare la durezza di un viaggio del genere, di una vita del genere, creando delle storie fantastiche, delle avventure che permettono alla bambina di sentirsi sempre al sicuro e soprattutto di non sentirsi mai impaurita, ecco. Poi chiaramente ci sono dei profondissimi insegnamenti per quanto riguarda l'aiuto del prossimo, indipendentemente dal credo religioso o dalla nazionalità, eccetera. Quindi a volte viene premiato più l'ingenuità e il candore della bambina piuttosto che la serietà e l'essere così, insomma, pieni di precauzioni che ha invece l'uomo delle rondini. Altre volte invece viene premiato il senso di protezione che ha l'uomo delle rondini verso Anna rispetto al suo voler andare un po' fuori dalle righe e ogni tanto disobbedire a qualche regola che le dà l'uomo delle rondini. Insomma, io l'ho trovato un libro molto bello e appunto di quelli profondi che lasciano il segno, nel senso che riescono a descrivere sentimenti così profondi e così umani che ci sentiamo completamente coinvolti dalla vicenda e da ciò che sta succedendo ai personaggi. Non ci vengono risparmiate scene crude, perché ovviamente non è possibile vivere in quei giorni, in quell'epoca, senza vedere niente di tremendo, senza vedere uccisioni, senza vedere vittime della guerra, ma allo stesso tempo diciamo che mi ha ricordato quasi La vita è bella, ecco, come un padre riesce a in qualche maniera a proteggere il proprio figlio, la propria figlia dalla crudeltà del mondo esterno, ok? L'unico, secondo me, piccolo difetto è il fatto che i due personaggi vivono
effettivamente molto fuori dal mondo, tanto che la storia dell'epoca traspare proprio pochissimo. Ogni tanto si può vedere qualcosa che ci ricorda in che anni siamo, che cosa sta succedendo, perché gli ebrei venivano cacciati, presi e messi nei campi di concentramento, però è molto lieve e l'ho diciamo che l'ho trovato un po' irreale, nel senso che sì, loro sono stati molto intelligenti a riuscire a nascondersi per tanto tempo, ma allo stesso tempo è veramente difficile riuscire a vivere fuori, all'esterno, in un paese come è la Polonia, e soprattutto riuscire per così tanti anni a non dover incontrare qualcosa di tremendo, non dover incontrare la guerra. Ecco, questa è l'unica cosa, l'unica piccola pecca che ho trovato. Il finale è estremamente commovente, quindi spero che lo leggerete perché a me è piaciuto molto. Il secondo libro letto a gennaio è stato Il diavolo vince a Wimbledon di Lauren Westberger, non lo so, comunque è l'autrice del Diavolo Veste Prada. Ero partita pensando che questo libro fosse un po', non lo so, una cavolata, nel senso che non fosse così interessante, fosse un po' scontato. In realtà non è stato assolutamente così. La storia parla di Charlie, che è una giovane tennista che purtroppo proprio nel torneo di Wimbledon ha un infortunio ad una caviglia e deve fermarsi per alcuni mesi perché deve subire un'operazione e poi dei mesi di chiaramente fisioterapia. Al termine di questa fisioterapia lei prende una decisione, lei praticamente incolpa la propria insegnante, la propria allenatrice dell'infortunio che ha avuto, perché praticamente lei pensa che il fatto che l'allenatrice le abbia cambiato le scarpe all'ultimo minuto sia stata la causa dell'infortunio, e quindi decide di assumere un nuovo allenatore, Todd. Questo Todd praticamente è un po' pazzo, nel senso che è un allenatore che non ha mai allenato donne, ha solo allenato uomini e ne ha fatto sempre dei campioni, ne ha creato solo campioni, ma allo stesso tempo è un pochino severo, nel senso che è un uomo che alza spesso la voce, che utilizza un linguaggio scurrile, che è offensivo, pur di spronare al massimo i propri atleti. L'uomo accetta di allenarla e quindi lei comincia la sua nuova scalata della classifica mondiale dei tennisti, appunto insieme a quest'uomo. Chiaramente quest'uomo gli renderà la vita un inferno, le renderà una vita un inferno, perché non soltanto rende i suoi allenamenti intensivi fino ai livelli quasi disumani, ma allo stesso tempo cura anche la sua immagine e quindi non vuole più che lei sia la giovane tennista con la treccina, il fiocchetto, sempre vestita di rosa, ma che diventi un po' una cattiva ragazza. Quindi fa in modo che ci siano degli scandali su di lei, che i giornali ne parlino, che cambia il suo modo di vestire, il suo modo di comportarsi, di presentarsi, eccetera. Lei si adegua alle richieste dell'allenatore perché vede che appunto la sua posizione in classifica sta veramente risalendo molto velocemente, e quindi accetta, ecco, tutto questo. Intorno a lei poi ruotano molti personaggi, abbiamo il padre che si è preso cura di lei fin da bambina dopo la morte della moglie, abbiamo un fratello omosessuale che è un po' il suo agente, quindi le crea i contatti, insomma segue tutti i suoi spostamenti, abbiamo un ragazzo che viene assunto per allenarsi con lei, per essere sempre il suo avversario negli allenamenti, abbiamo ovviamente anche altri tennisti che più o meno bravi che entrano in contatto con lei, che sono amici barra nemici e che la seguono nei vari tornei. Ecco, io l'ho trovato un libro molto molto carino, chiaramente non è un libro di quelli impegnativi, ma allo stesso tempo si legge, messaggino, si legge veramente bene e soprattutto è scritto molto bene, perché l'autrice si vede che si è veramente informata tanto sul mondo del tennis, anzi cose che io addirittura non sapevo, quindi su come si comportano i grandi campioni, sui movimenti che fanno, sui vari tornei, ovviamente il tipo di allenamento, il tipo di dieta che devono seguire, un po' veramente
tutto quello che riguarda il mondo del tennis è affrontato in maniera approfondita. E come dico sempre, questo per me è la cosa principale, quando si parla di una cosa non si può scrivere due o tre cose così un po' scontate perché in realtà l'argomento non si conosce, bisogna informarsi e scrivere le cose in maniera dettagliata e perché no anche insegnare qualcosa ad un lettore che di questo mondo magari ne sa un po' poco. Quindi io l'ho trovato divertente, accattivante, non è assolutamente scontato, nel senso che secondo me non vi aspetterete il finale, o comunque se ve lo aspettate non in questa maniera, ecco, carico di begli insegnamenti secondo me, e il modo in cui la protagonista riesce ad arrivare alla conclusione della sua vicenda è molto umano, molto vero, ma allo stesso tempo anche particolare, quindi super consigliato, molto molto bello. Terzo libro letto nel mese di gennaio è stato Gesù e le donne di Enzo Bianchi. L'ho letto proprio di fretta perché all'inizio di febbraio avevo l'incontro con, appunto, con Enzo Bianchi, e volevo averlo terminato per potermelo poi fare autografare. Comunque, a parte questo, ho già parlato di questo libro nel video precedente, quindi comunque ve lo lascio nella i in modo che possiate andare a vederlo, perché ne ho parlato in maniera un po' particolareggiata, ecco, un video a parte soltanto per questo libro. Però ecco, per farvi capire, Enzo Bianchi è il priore di una comunità monastica a Bose, è un uomo secondo me spettacolare, dato che ho letto anche altri suoi libri, è un uomo molto umano, molto terreno, però allo stesso tempo positivo, e in questo libro praticamente affronta tutti i vari passaggi nei Vangeli in cui si parla delle donne e ci spiega come il passaggio è stato interpretato nei secoli, soprattutto in una civiltà in cui la donna veniva considerata praticamente niente, come invece dovrebbe essere interpretato adesso e soprattutto qual era la vera importanza che Gesù dava alle donne e che purtroppo si è persa nei secoli proprio a causa della cultura predominante sia all'interno della Chiesa che all'interno proprio della società. Io l'ho trovato, come ho detto, interessantissimo perché lui è un uomo che si informa tanto, quindi fa anche riferimenti a tantissimi testi più o meno antichi. L'ho trovato pieno di bellissimi insegnamenti, sia per i cattolici che per i non cattolici. Ho sottolineato tantissime parti perché ci sono delle frasi veramente ispiranti. È uno di quei libri che terminate e pensate, ok, posso fare tutto e lo posso fare nella maniera migliore perché non sono mai solo, ecco, praticamente. Io ve lo consiglio chiaramente a tutti, religiosi e non religiosi, perché Enzo Bianchi ha una scrittura spettacolare, ha scritto tanti libri, scrive per tanti giornali e tanti periodici, quindi andate sul sicuro. Bene ragazzi, il video finisce qui, io spero che vi sia piaciuto, spero che l'abbiate trovato interessante e che abbiate trovato dei nuovi spunti di lettura, e noi ovviamente ci vediamo prossimamente con un altro video. Ciao!